Ciao ragazzi, io sono qua, Panino Sterzo. Sono soletto nel server della Mindcrack, che dovrebbe essere in compagnia, ma lasciamo perdere. Dato che tanto vi volevo fare vedere due cavolate elementari, poi faccio gli altri tutorial. Allora, stavo nel dungeon e ho trovato uno spawner di mob. Di ragni. È uno spawner di ragni. Uno spawner di ragni. Allora, perché lo sto dicendo? Perché grazie a questo spawn di ragni, come vedete lì, ci si avvicina, ho raccolto abbastanza cordicella. Là c'è un pistrello appeso. Abbastanza cordicella per fare il cambag lì. Il cam bus bag, qualcosa del genere, insomma. La borsetta. La borsetta, ragazzi. La borsetta che vi dicevo prima. E io me la farò gialla, credo, perché è uno dei pochi minerali che c'è, quindi me la farò gialla. Cerchiamo di uscire da questo dungeon vivi. Poi vi spiegherò. Allora, mi sono documentato un secondo e ho scoperto che le powered furnace, oppure il pulverizer, la roba di quella mod lì, si alimenta per vostra bella cosa. Si alimenta con i motori. Attacchiamo un motore a delle pipe e possiamo alimentare la nostra cosa. Aia, in due, bastardi. Aia, il meno con l'accetta, ragazzi, lì meno con l'accetta. Muori! Tre cazzarola merdi! Oddio, questi mi ammazzano. No, ragazzi, c'avevo tutta la canvas. C'avevo tutta la ragnatela. Corri. Non prendiamo neanche una spada per ammazzarli. Molto stupidamente. Dai, cazzo, Gianluca. Andiamo a camminare. Dimmi sotto, non mi ricordo più da che cazzo del lato è. Per forza di qua. È l'unico posto dove si va giù. Allora, qua c'è quello schifosissimo. Qui si arriva qui, ma mi sa che sì, era sopra di là. Allora, bisogna fare un giro di merda. Perché era qui. Porca di quella puttana. Allora, bisogna salire qui. Che cazzo dico? Porca putanza. Ah, era di qua. C'avevi ragione, mua. Allora, era di qua. Ed era di qua. Eccolo qui. Questo era il buchetto lì. Credo, proprio di sì. In effetti sì. Qua c'è lo spawn di cosi. Abbiamo due creeper. Fate un po' come cacchio vi pare. Sì, ma ragazzi. Allora, riprendo la roba e torno qui con il video. Allora, un attimo. Ecco fatto, sono uscito da quella miniera, mi hanno anche ammazzato, come vedete i cuori. Ho recuperato tutto quello che avevo, manco l'ho riordinato ancora. Quella chiappero di miniera senza spada, mi sono fatto una spada, sono tornato di sotto, una cosa un poco lunga, perché ho dovuto fare 200 viaggi per andare da casa a lì, e non ho voluto farveli sorbire. Allora, anche perché l'altro video mi era venuto d'un'ora e l'ho dovuto tagliare in due, quindi evito di che succeda di nuovo. Allora, leviamo sto waypoint qui, del death point, ok. Ora vi insegno come si fa la canvas, cioè prendiamoci i nostri bei bastoncini. Allora, sistemiamo un po' di cose, va. Ci abbiamo ancora delle pannocchie cotte, del ferro non cotto, ecco, questo possiamo cuocerlo adesso. Qua. Allora, poi abbiamo dei minerali vari, quindi qui. Ok, l'occhio, questi qua, questa qui. Apriamo così. E qua piazziamo, qua abbiamo dell'alluminio da cuocere. Ci prendiamo 1, 2, 3 di carbone, perché 1 e 2 vanno messi qua e 1 va messo qua. L'occhio di ragno lo piazziamo qui, credo.
sì, qui, il marmo pure. E niente, le frecce anche, e anche il cervello. Ok, perfetto, allora siamo a questo. Incominciamo a fare il crafting di queste cose. Allora, facciamo così. E ci facciamo un po' di bastoncini. E, anzi ragazzi, per fare una cosa, prima di fare questo facciamo il project table. Scusate sto beep, che si fa con della stone, che ci facciamo adesso. Stone, legno, una workbench. Quindi 1, 2, 3, 4, ci serve una workbench. E una chest. E quindi ci serve pure una chest, quindi prendiamo questo legno. E facciamoci una chest. Ok, eccola qui. Perfetto, ora aspettiamo la stone. Ce ne servono 3 di stone, quindi al prossimo facciamo il project table, che piazzeremo in un'altra stanza. Ah, allora ragazzi, vi faccio vedere come si fa il project table. Già ve l'ho fatto vedere molte volte, ma ve lo faccio rivedere. Questo non così. Così, ecco, project table. Però adesso mi faccio un'altra stanza e poi torno da voi, perché così faremo la stanza con i macchinari. A dopo. Eccomi qua ragazzi, allora ho fatto una bellissima stanza, qui come vedete, per i macchinari. Qua ci metteremo tutti i macchinari della di tutte le mod. Incominciamo con mettere dei crafting table qui, anzi, ho fatto anche degli strumenti come vedete, con dei materiali come quelli che vedete. Quelli che vedete. Allora, ora vi faccio vedere, mettiamo dentro questa roba qui e questa roba qui. Questa è ganzissima la cosa, ragazzi, non c'è sulla Tech Kit se non sbaglio, ma qui c'è, si possono creare delle pergamene con su scritto come si crafta qualcosa, diciamo, è veramente simpatica come cosa, non dico utilissima perché non esageriamo, però non è malissimo. E niente, allora andiamo avanti con qui, vediamo un attimo. Diamond Jake Hammer. Allora andiamo avanti col coso. Vi dicevo, si mette un bastoncino al centro e si fanno così e si ottiene la canvas. Noi ne facciamo quanto ce ne viene, cioè 9. Mi sa che la canvas è... no, ok, no. E con questi rotoli di canvas, se noi li mettiamo così, si fa la canvas bag. Eccola qui ragazzi, vedete? Però io la voglio di un colore bianco, anzi la mia sarà bianca in questo server ragazzi, e mi piace bianca. Ecco, vedete? C'ha degli slot, è piuttosto utile quando si va in miniera per esempio, cose del genere. Mangiamo un po' perché mentre costruivo mi sono dimenticato di mangiare. Fanculo, ci alza il coso. Tipo qua potrei metterci per ora questa roba qui, che non mi serve. Ecco fatto, riordiniamo un attimino qui, piccone questo pala. Ok, perfetto. Allora adesso ragazzi bisogna trovare, perché per fare la powered furnace per fare la powered furnace un secondo ragazzi, mi serve di ritrovare l'affare lì, la fornace. Eccola qui. Serve uno di redstone machine, questo. Allora facciamo intanto, cominciamo a mettere la roba come va messa. Mi serve la redstone che sarà qua. Esatto, ne prendiamo 9, la facciamo di là. Allora, quindi ci va uno di redstone qua in cima. Ah, che figata. Il machine qua e il... cavolo è quell'affare, aspettate, il machine frame lì. Poi ci serve del ferro, dell'oro anzi volevo dire, e lo portiamo di là qui. E prima di fare questa roba qui bisogna fare il bastoncino d'oro, eccolo qua, vediamo una redstone se non ce ne fa di più, ed eccolo qui. Poi si potrebbe fare anche per così. Questo è un redstone reception coil, non so cosa sia, così. Poi, di lato lì ci va del copper, che abbiamo di qua, ben 18 di copper,
ci abbiamo più oro che copper. Vedo che il copper è piuttosto raro in questa versione qui. Allora, il copper così, e adesso andiamo con la nostra canvas bag a prenderci della clay. Non è che l'avevamo già presa? Mi sa tanto di sì. Mi sa che già ce l'abbiamo la clay, ragazzi. Vediamo. Clay. No, invece no. Invece no, oddio, qua c'è un bel po' di roba. Questi sono tutti da cuocere. Metto a cuocere queste cose, ragazzi, andiamo a cercare la roba. La clay. E questi non si cuociono. Ok, allora, e qui c'è l'alluminio che lo mettiamo qui. Ok, andiamo. Qui non ce n'è, in questo laghetto. Andiamo a vedere qua il mare. Ok, vediamo. Eccola, qua c'è della clay. Clay. Bellissima clay. Prendiamo della clay. Oddio, ho preso la terra. Per un errore io prendessi. Allora. Ok, beh, abbiamo preso un po' di clay. Ce n'è altra, prendiamola, dai. Io sono su Minecraft, quando bisogna fare qualcosa, più roba si prende. Tipo, ci serve la clay, ne prendo 280.000. E dopo ce l'ho per il tempo di prossimo. Ed è un buon metodo, direi. Senza fretta. Prendiamo tutta questa clay, questa bellissima clay. Allora, porca miseriaccia, tra un poco a fuoco. E guardate qui, allora prendiamo. Mamma mia, tra un po' riaffogo. Oddio. Okay. L'ultimo di clay, ok, perfetto. Ci rimettiamo nella canvas bag. Non è vero, non facciamo deficienti, ci abbiamo a casa a 2 metri. Non ha senso metterci i cosi nella canvas bag. La canvas bag, che se vi ricordate si fa così, e ognuno di questi si fa così, che ve l'ho fatto vedere il crafting, infatti. Allora, torniamo dentro, controlliamo da quanto tempo sto registrando. 12 minuti, abbiamo ancora un po'. Allora, e mettiamo a cuocere questa clay. Allora, qua abbiamo della stone, clay, serve un po' di carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8. E non ne cuociamo più di 64 perché non abbiamo carbone. Dentro. Coordiniamo. E adesso vedete i mattoncini. Qua siamo a 14 di Lead Ingot. Eccolo qua, ok, siamo 15 di Lead Ingot. E mettiamo dentro qui e riordiniamo pure qua. Perfetto. Allora, se no si potrebbero utilizzare queste. Che cazzo sono questi cosi? Mille wind. Voglio vedere un attimino per la. Eccoli, wooden wind turbine e wooden windmill. Come si fanno? Iron slab strip wooden. Ah! Ci serve tanto di quella roba. Va bene, nel prossimo episodio faremo anche questo qui, che dovrebbe essere il mulino. Ci servono 2 blocchi, quindi ci servono altri 2 mattoncini. Uno. E invece questo? Questa è la turbina. Che si fa peggio ancora. Essenza di auga. Eccolo qui, ci siamo. Cancelliamo questa ricerca e andiamo qui a fare i nostri mattoncini. Allora, e vabbè, li facciamo nell'altra workbench, se no qui nell'altro crafting table. Allora, eccoli qua, e ora ce li andiamo a mettere qui. 1 e 2, ed ecco la nostra power furnace. La mettiamo direttamente qui. Come l'alimentiamo?
Allora, vedete, interfaccia. È piuttosto semplice comprendere come si usa una Powered Furnace. Aspettate che gli cambio posizione. No, non mi convince. Ragazzi, vediamo se si rompe. Ok, eccola qui. La metto qui, perché vi spiego. Vedete che ci sono dei colori che per ora sono blu, 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 e ce n'è uno solo arancione, e forse sotto ce n'è un altro colore, non lo so, ci andiamo a vedere. Ci guardiamo subito. No, è sempre blu. E mettiamo a posto i blocchetti. Questo. Oh, questo qui. E questo qua. Ok, vi spiego. Vedete che qui c'è il blu? Significa che se noi facciamo arrivare qualsiasi cosa da una, con delle pipe da uno di questi ingressi blu, le cose finiranno qui. E usciranno solo e soltanto dal buco questo qui. Ok, ci siete? Se io vado qui. Ah no, qui mi dice l'energia, qui mi dice i controlli di redstone, sono abilitati oppure se sono disabilitati. E questa è la configurazione, ecco, vedete? Queste sono le varie porte. Una così, se io faccio così, vedete? Cambia il colore. Può non esserci, può essere blu. Se io faccio così, questa dovrebbe essere quella dietro. E infatti è quella qui, vedete? Io la voglio far ridiventare blu, così non c'è. Vedete? Vediamo se riesco a farvelo vedere in tempo reale mentre cambia. Ecco, guarda, vediamo se cambia in tempo reale. Ecco, sì, vedete ragazzi? Noi la vogliamo blu. Ok. Di modo che la roba vada direttamente qui. Ora, il secondo problema sta nel sapere come diamine si dà l'energia a una cosa del genere. Se io so, mi ricordo bene, l'energia ha una... a questi macchinari, se ho capito bene, anzi, perché mi sono cercato un pochino, si dà con degli engine. Per esempio abbiamo il blue electric engine, oppure l'electrical engine, e si fa così, con due rotelle di tin, e si potrebbe anche pensare di farlo. Poi abbiamo uno che va a magma, uno che va a carbone, in industrial, commercial, hobbies, electrical, biogas e blue electric. Penso che noi ci faremo il blue electric perché lo possiamo alimentare con i pannelli, credo. Come cavolo si fanno queste? Ah, con il brass. Ragazzi, qui la vedo un po' complicata fare l'alimentazione di questa fornace, quindi vi ho spiegato come si fa. L'alimentazione non la facciamo adesso, anzi vediamo un attimino se possiamo farne una di alimentazione. Nel senso, facciamo il redstone engine. Proviamoci. Allora, ci serve del legno, del ferro, della redstone. Allora, ci serve del legno, del ferro, della redstone e del vetro. Ok. E basta, sì. Allora, bisogna fare in prima cosa due, uno e due, di wooden geo. Poi bisogna fare un pistone che si fa così. Tiriamo fuori la roba dalla nostra canbag. Ah, c'avevo un po' di legno pure là dentro. Allora vediamo un po'. Si fa così un pistone. No, è il contrario. Scusate, vuoto di memoria. Eccolo qui. Questo è un pistone. Poi ci servono due ingranaggi, già l'abbiamo fatti e basta. Allora così, mettiamo questo qui, questi così e questo grasso qui. Ed ecco un redstone engine. Questo dà pochissima energia, se dà energia. Ora ci guardiamo. Allora, mettiamo così, lui si è collegato. Il redstone engine va attivato. Noi lo attiveremo con una leva. Facciamo un paio di leve. Uno e due. Leviamo questi da qua dentro. Ok, prendiamo questo e mettiamolo qua. Perfetto. Vediamo un po'. L'engine parte, ma per ora non sembra si stia caricando. Invece sì, si sta caricando, ragazzi. Vedete che l'energia storata aumenta. È a 3, è a 4. Ragazzi, naturalmente con un redstone engine comunque si alimenta con gli engine, perlomeno questo l'abbiamo capito, ma non possiamo pretendere di alimentare una roba del genere con un redstone engine. Fatevi dei motori più potenti, vedetevela un po' voi, io ve lo spiegherò nel prossimo video. Per questo video ho finito tutto, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo.